vi dicevo prima, scusate, volevo annoiarvi rapidissimo. Sapete chi chiude questo cerchio? Lo chiude Tommaso d'Aquino, perché Tommaso d'Aquino, domenicano e, come dire, patito della razionalità, pensa che la ragione umana, parte della ragione divina, sia in grado di risalire al senso delle scritture. E allora dice Tommaso che il senso della scrittura è da riportarsi al senso di chi è l'autore. Che cosa voleva dire l'autore? Quello è il vero significato della scrittura. Come se uno dicesse in questa stanza c'è freddo, ma non vuol dire c'è freddo e basta, vuol dire teniamo le porte chiuse e vediamo di accendere tutti gli scherzi, va bene? Non è solo il significato letterale, vuol dire anche un'altra cosa. Quell'altra cosa chi lo decide? La razionalità umana. E allora la razionalità umana, che è in grado di dare a questo punto il significato della scrittura, rompe quella che era la simbologia medievale, che si era mantenuta ancora con Dionigi, che si era mantenuta con Agostino, che si era mantenuta con Ugo da San Vittore, perché ancora aveva quest'idea della incomprensibilità dell'essere che era Dio. Simile in questo alla nostra cultura, che ha ridotto l'essere a funzionalità e lo ha voluto definire facendolo corrispondere all'esistente e quindi razionalmente comprensibile, e ha rotto la possibilità della simbologia. Vi dicevo, nelle ultime espressioni questa sembra si sia riaperta, si cominci a ritrovare l'idea che in qualche modo, attraverso l'uso di nuovo simbolico del linguaggio, si attinga di nuovo all'estero. In questa direzione vanno le ricerche di da Gadamer, Heidegger, fino alle ermeneutiche, fino alle interpretazioni. L'elefante, vediamo dai prossimo, mi sembra sia, ecco, questo è il mosaico pavimentale della cattedrale di Otranto. E come vedete ci sono gli elefanti, va bene? Ci sono gli elefanti, questa è l'opera fatta per mano di Pantaleone. Pantaleone è il monaco, apparteneva a un'abbazia che è a un paio di chilometri sopra Otranto, per andare verso l'Eufa, verso a capo d'Otranto. E Pantaleone ha condotto questo mosaico con le pietre colorate lì tratte dal Salento con una grande espressività, e come vedete l'albero della vita sostenuto dai due elefanti e animato da una grande varietà di animali veri e, come dire, fantastici. Ci sono un po' di tutto, ci sono guardate, di tutto un po'. C'è il cervo, cervo segno di Dio, di Cristo. Il cervo non è un animale qualsiasi. Primo perché era l'animale che veniva sacrificato agli dei boschi. Nelle calce primitive il cervo era l'animale sacrificato, e in questo ricorda Cristo, animale anche lui sacrificato. E poi il cervo cambia le corna, i palchi, no? Cambia, e quindi è sempre giovane, sempre si rinnova, è eterno, è come il serpente che cambia pelle. Quindi gli animali hanno dei caratteri che li fanno diventare segno in qualche modo di Dio, hanno, e il cervo è uno di questi. E poi vedete poi il serpente,
serpenti e il povero Rischia si è ammorticciolato in modo tale, non so come farà poi a svolgersi. Comunque, cioè, lo vedete di sopra, poi ci sono quattro leoni, vedete, con una testa sola, convergono tutte e quattro. Perché? Perché le quattro forze, che i quattro mori, le quattro virtus, che sono quelle che formano l'uomo, l'uomo è fatto da quattro spiriti che devono essere, e quindi quattro forze, e formano un'unica testa, un'unica sostanza, si uniscono nella testa. L'uomo che è appunto, come si dice, tetragono, che è l'uomo giusto, l'uomo forte, è l'uomo quadrato, tetragono, che vuol dire? Colui nel quale le quattro forze, quattro umori che compongono l'essere di tutti gli animali, ma dell'uomo in particolare, sono in equilibrio. E la malattia è data dal disequilibrio degli umori. Tanto che poi in Medioevo la curavano mettendo, dando da bere pozioni dove c'era il metallo o la pietra, che era segno dell'umore che era entrato in disequilibrio rispetto agli altri. E poi uno si meraviglia e quelli morissero. C'era un problema. La difficoltà era campare, morire era facilissimo. Però si ristabiliva l'equilibrio. Anche i medici, Lorenzo dei Medici viene curato con pozioni in cui si scioglie la polvere d'oro, perché l'oro, il calore, l'equilibrio del sole doveva riequilibrare, e siamo in pieno rinascimento, insomma. Quindi c'è poco da meravigliarsi di queste cose, l'idea è dell'equilibrio del mondo, l'uomo tetragono, quattro. E andiamo ora, andiamo un attimo avanti. Ecco, questa è una bella immagine simbolica di Isis, Iside, ma insieme anche di tutti gli attributi della Vergine Maria. L'ha elaborata un gesuita, un signore che si chiamava Athanasius Kirchner, nel 2016, si è messo lì e ha fatto un elenco di quelli che erano le caratteristiche della Vergine Maria e di quelle che erano le caratteristiche della Dea Iside, e ha visto che corrispondevano perfettamente, e così ce le ha lasciate in questa bella immagine di corrispondenza, come vedete, e anche le spighe sulla testa, perché ha anche la funzione di far crescere i messi, ha i piedi nell'acqua, perché Iside è preposta anche a questo aspetto, porta in mano il sistro, lo strumento dei sacerdoti di Iside e di Celere, portando il quale andavano a bussare e a chiedere le offerte in grano. Ed erano molto insistenti questi sacerdoti di Cerere, ceretani, tanto che hanno fatto la nostra parola ceretano, ciarlatano, perché erano gente che sapeva come farsi dare le offerte, perché altrimenti dicevano che riesci grano, non viene nulla, invece è un'offerta sul nome. Quindi la Vergine Maria, Iside, come vedete non cambia nulla nella storia, la luna, il colore. Anche i colori hanno una simbologia. La Vergine Maria ha due colori, il bianco e l'azzurro, ed ha anche nella rappresentazione la stella sul mantello azzurro, ora la vedremo, perché la stella, perché è mari stelle, stella mari, e azzurra perché è il cielo, bianca perché è la luna.